Proseguono le iniziative in occasione del cinquantenario dei Bronzi di Riace e questa volta ad ospitare l'evento e il luogo del loro ritrovamento. Ieri sera, infatti, in piazza i Bronzi di Riace a Riace Marina ha visto protagonista le Proloco d'Italia con l'inaugurazione degli stand e il convegno L'impegno delle Proloco calabresi per la valorizzazione dei Bronzi e di Riace. Le Proloco della provincia di Reggio Calabria oggi celebrano a Riace il 50° anniversario del ritrovamento dei Bronzi, in occasione della giornata nazionale delle Proloco d'Italia che si celebra in tutta Italia oggi, che è il 10 di luglio. Apriamo le manifestazioni per la celebrazione del ritrovamento dei Bronzi proprio a Riace per dare risalto al lavoro della Proloco di Riace e al lavoro delle Proloco in generale. Noi vogliamo che queste due statue che quest'anno festeggiano il loro 50° anno dal loro ritrovamento siano per noi motivo di orgoglio come lo sono stati finora e vengano giustamente celebrati nel loro paese di origine, tra virgolette, che ci ricordano ogni anno a quale grande cultura noi apparteniamo, la cultura magno-greca, che è una cultura che ci unisce tutti. E il nostro obiettivo oggi nella giornata nazionale delle Proloco d'Italia è proprio questo, unirci, condividere e fare rete sul territorio. Questo perché il territorio della Locride merita Riace e merita di essere ricordata soprattutto per questo grande patrimonio a livello mondiale che tutti ci invidiano. Quindi noi speriamo che questa giornata contribuisca ad aprire il grande calendario di eventi che il Comune di Riace ha organizzato per i festeggiamenti dei Bronzi e che sia la prima di una lunga serie di eventi che durerà un anno e che porteranno Riace e i Bronzi finalmente al proprio splendore e all'apprezzamento che meritano. Ad aprire l'iniziativa è il primo cittadino di Riace, Antonio Trifoli. Sono molto contento ed orgoglioso che questa manifestazione inizi con la festa delle Proloco regionali. Sono molto contento perché io nasco dalle Proloco. Prima di essere sindaco ho fatto parte per molti anni della Proloco per i Bronzi per Riace e nel nostro intendimento c'era quello proprio di valorizzare il territorio di Riace attraverso la valorizzazione e lo sviluppo culturale proprio dei Bronzi. Questa è la prima manifestazione a cui seguiranno tante altre nei prossimi giorni e che poi renderemo note, tra cui quella del mercoledì prossimo, che è un primo convegno importantissimo che si terrà presso l'Hotel Federica. Devo ringraziare ovviamente tutte le Proloco e poi ringrazio la Regione Calabria e la Città Metropolitana per essere stata molto sensibile nella sponsorizzare e mettere Riace al centro dei festeggiamenti dei Bronzi. Io penso che la valorizzazione dei Bronzi di Riace attraverso questo cinquantenario possa essere l'inizio e il volano di sviluppo per tutto il territorio della Locride. Speriamo che da questo cinquantenario possa nascere un movimento, la possibilità di far arrivare persone da ogni luogo e che nei prossimi anni sia un territorio sempre più valorizzato dal punto di vista culturale. I Bronzi di Riace non sono conosciuti a Riace o a Catanzaro, sono conosciuti in tutto il mondo, quindi ogni volta che ci si muove per dare un volto alla Calabria. Primo ringraziamento. Secondo ringraziamento, tutte le nostre Proloco, in particolare la provincia di Reggio Calabria, poi anche le altre della provincia di Catanzaro, di Vibo Valentia e rappresentanti anche del Proloco di Cosenza, tutti presenti, perché la festa oggi doveva e deve essere soprattutto un evento per ricordare i 50 anni del ritrovamento dei Bronzi di Riace. Cosa ha significato per noi? Per noi ha significato avere un qualcosa in più. La Calabria è bella, c'è la cultura, la tradizione, radici eccezionali, i nostri calabresi sono in tutto il mondo e si fanno valere per quello che è, però
dobbiamo anche pensare a quello che abbiamo, e noi abbiamo tante cose, tra cui abbiamo i bronzi di Riace, che non dobbiamo mai dimenticare, e se qualcuno lo dimentica gli dobbiamo ricordare che non lo può dimenticare e che questa è una strada per dare un'immagine sempre più forte della nostra regione.